Io porto il saluto appunto di Monsignore Arcivescovo, che come sapete in questa settimana lui è in Messico per perorare la causa di beatificazione di un nostro missionario, padre Eusebio Chino, Tini, della Val di Non, e quindi ci inchiniamo di fronte a questo. Ecco, il saluto anche del vicario generale, che purtroppo è impegnato in questo giorno, non poteva essere presente. Allora hanno pregato gli anziani che vengano a sostituirli. Ecco, io penso, ho visto nascere questo festival, conosco molto bene il parco, anche perché io ero qui ancora nel 63 con Monsignor Gottardi. Ecco, e sono lieto che sia stato aperto. Prima era un ambiente molto riservato, ristretto, usato pochissimo, anche perché i vescovi non avevano tanto tempo di venire a passeggiare nel parco se non in qualche circostanza. Ecco, invece adesso si offre, direi, alla città, e mi pare che questa iniziativa ha trovato il favore della città in questi anni, proprio soprattutto da parte dei ragazzi, da parte delle famiglie e da parte delle scuole. E questa è una cosa molto importante. Io vedo la partecipazione perché dalla finestra della mia abitazione posso controllare il passaggio delle persone presenti. Quindi non sto lì a controllare, però mi accorgo che è sempre molto frequentato. Ecco, io ringrazio gli organizzatori di questa iniziativa, Vita Trentina, Trentino, Radio Trentino in Blu, e tutti i loro collaboratori che in questi giorni mi pare si sono tutti prestati a predisporre e a preparare questo evento. Un evento, penso, che può lasciare il segno. In questo senso ritengo che le varie iniziative che vengono proposte ci rappresentino un momento di incontro, un momento di aggregazione da parte della città. Ne abbiamo così pochi oggi, anche perché ognuno va per conto proprio, non ci parliamo più, abbiamo tutti la scatoletta in mano e ci parliamo da soli. E a me succede tante volte di voltarmi per sentire se parlano a me oppure invece parlano agli altri. Un momento quindi di aggregazione, un momento anche di riscoperta, di rivisitazione della nostra cultura, la cultura che viene dai nostri paesi, dalla nostra povera gente di una volta, però gente molto creativa, che sapeva portare avanti determinate iniziative e determinati lavori. Ed è giusto che non vadano nel dimenticatoio, ma rimangano presenti, specialmente per le nuove generazioni. Non è escluso del resto che prossimamente si debba ritornare a questi fatti, insomma, se vogliamo un pochettino sopravvivere alle situazioni. Ecco, e quindi che diventi veramente un momento anche di relax, direi, in un ambiente, in questo parco, che ci può offrire veramente un polmone d'aria pura in mezzo al verde che questo parco vescovile ci offre. Auguro a tutti una buona giornata e una buona iniziativa, e grazie di nuovo anche alle autorità presenti, a quanti partecipano a questi incontri.